riguarda gli insegnanti idonei ad altri compiti, riguarda gli ATA precari che finirebbero immediatamente in mezzo ad una strada, riguarda gli ITP. Quindi ho scritto una proposta di legge che inviterò a sottoscrivere anche alle altre forze politiche che siedono in Parlamento. In particolare mi sono rivolta anche al Movimento 5 Stelle, i deputati, io siedo al Senato, i deputati del Partito Democratico ne presenteranno una uguale, identica, quella che io depositerò al Senato, l'ho appena rimandata facendo appunto ulteriori aggiunte al testo di legge, e che vi invito anche, insomma, adesso mando la bozza a chi di voi la vuole vedere, per vedere se ci sono, insomma, cose da sistemare e correggere prima del deposito definitivo, ma è mia intenzione, quindi invito anche le altre forze politiche che vogliono fare questa battaglia insieme a noi, chiedere ai presidenti di Camera e Senato di dare un canale preferenziale a questa legge, perché questo provvedimento possa cancellare immediatamente anche una norma qualora il Ministero dovesse approvare definitivamente quanto contenuto dalla spending review. Ho saputo dai tecnici ministeriali che comunque prima di maggio nulla sarebbe esecutivo, quindi abbiamo il tempo, se siamo bravi, veloci e compatti, di cancellare quanto di male è stato fatto. Buon lavoro a tutti. Allora, noi prendiamo le parole di Francesca Puglisi come veramente una grande speranza, ma vi ha anche detto che non dobbiamo smettere di farci sentire, perché noi lo sapevamo che non sarebbe finita, ce l'aspettavamo, ma siccome sono 18 mesi che siamo qui, sotto il Parlamento, sotto al Senato, abbiamo fatto i sedili, abbiamo fatto le occupazioni anche qui pacifiche, quindi vuol dire che noi ormai è vero che siamo idonei come docenti alla carriera classe, ma siccome siamo idonei al lavoro, e lo abbiamo dimostrato, visto che le biblioteche, visto che i laboratori, visto che tanti dei progetti